Le balle di PET con le bottiglie sottoposte a precernita vengono liberate dai fili di fissaggio e finiscono su un nastro trasportatore. Quindi vengono rimossi anche i più piccoli corpi estranei metallici. Successivamente vengono rimosse le etichette. Un aspirapolvere sovradimensionato rimuove dalle bottiglie le etichette e altre impurità esterne. In un trituratore vengono in seguito sminuzzate in cosiddetti fiocchi. I fiocchi vengono sottoposti a un lavaggio chimico per poi finire in una vasca di acqua. Solo qui vengono separati i tappi dalle bottiglie. I tappi realizzati con un altro materiale sintetico, il PE, galleggiano, mentre il PET, che è più pesante dell'acqua, affonda. Un ulteriore ciclo di risciacquo e la susseguente asciugatura concludono il processo di lavaggio. I fiocchi hanno ora un grado di purezza sufficiente per l'impiego nel settore non alimentare, ma insufficiente per la produzione di nuove bottiglie per bevande. Per tale ragione, ogni singolo fiocco viene esaminato ancora una volta e vengono rimossi eventuali corpi estranei rimasti. Solo ora il grado di purezza dei fiocchi di PET raggiunge quasi il 100%. I fiocchi vengono quindi fusi e trasformati in granulato. Il granulato viene cristallizzato e vengono rimosse eventuali impurità. Il granulato viene riscaldato per diverse ore nel solid stater, di modo che eventuali sostanze residue non desiderate si volatilizzino. In questa maniera vengono ottimizzati il grado di purezza e il livello di qualità e vengono finemente regolate le caratteristiche tecniche del materiale riciclato. Solo ora il PET riciclato soddisfa i severi requisiti fissati dall'Ufficio Federale della Sicurezza Alimentare e di Veterinaria. Il granulato viene ora convogliato in un nuovo sistema, dove vengono realizzate le cosiddette preforme. A tal fine, il granulato viene fuso in base al colore e susseguente grandezza della bottiglia per creare le corrispettive preforme. Essendo le preforme molto più piccole rispetto alle bottiglie in PET finali, possono essere trasportate e lavorate a costi inferiori e con un minore impatto ambientale. Dopo essere state formate, vengono imballate in grandi box a gabbia, stoccate e in seguito fornite alle aziende produttrici di bevande.